un'alba nuova per vedere il mio domani che mi dà. Mentre abbasso il finestrino e mi godo la mia aria in libertà. Le chiamate di mia madre che mi chiede se ho mangiato ormai, non le conto più. Salutare il mio amore dal balcone per poi dirgli aspetto giù. Le domeniche giù al mare con gli amici a fare quello che mi va. Le serate sempre accese per il centro di Torino a dire cose che nessuno sa. Mia sorella che ripete ogni volta che ritorno, amore mio, ciao, come stai? Questa volta faccio tardi e spero che tu mi perdonerai. Il domani che non ho, la vita che sognavo, adesso so che aspetterò. Il mondo non sarà lo stesso, prendimi le mani, non lasciarmi andare mai più, mai più. Aspetterò, oh no, aspetterò. Per le consuete interviste in piazza siamo con Alessandro Miletta Cossa, cantautore torinese che ci presenta il suo ultimo album. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Miletta, è in uscita il mio nuovo album dal titolo 34, questo è un EP composto da 6 tracce e sarà disponibile dal 16 aprile. Un album pop che parla un po' della, non solo della mia infanzia, ma anche di temi affrontati di recente nella mia vita e di quello che mi circonda. Alessandro, perché 34? 34, Fabio, ha a che fare con la mia infanzia. Credo che si possa ricondurre tutto al fatto di quando ero bambino. Era 34 era il canale che dovevo utilizzare. Dovevo sintonizzare la mia televisione per vedere per giocare con la mia console, la mia primissima console, la Nintendo, e da lì il mio numero preferito è diventato 34. E poi bisogna dire che 34 sono gli anni, è stata l'età in cui ho cominciato a scrivere le parole di questo album. Tra l'altro tu sei il più piccolo di 8 fratelli, quindi sei nato a, diciamo, pane musica. Direi proprio di sì. Sul mio profilo privato di Facebook, se tu vai a vedere la pagina di copertina, c'è un bambino di 1 anno e mezzo seduto su un letto con una chitarra sulle gambe che cerca di suonarla. Quel bambino sono io, quindi sono stato circondato dalla musica da quando ero piccolo, e grazie anche alla mia famiglia che ha ascoltato davvero musica di tutti i generi, diciamo nell'età della crescita. Questo mi ha permesso di sviluppare questo amore, questa passione che avevo dentro e che pian piano poi è emersa con quello che faccio. In un quartiere popolare, le tue canzoni parlano molto di questi quartieri? Direi abbastanza, direi di sì. C'è un brano particolare molto divertente, lo definisco il brano gioioso, ecco, giocoso del mio album, che si chiama proprio Popolare, che non ha a che fare con la popolarità per come viene intesa oggi, no? Quindi questo aspetto dell'immagine, di quello che appare, ma ha a che fare con popolare nel senso persona del popolo, quindi parla del luogo in cui sono cresciuto, le torri di Corso Grosseto, parla della semplicità, delle cose semplici di un bambino, cioè quella di chiedere un piatto diverso perché forse non gli piace quello che la mamma gli ha fatto, oppure la possibilità di poter scendere a giocare, tutto contornato da un arrangiamento molto divertente. E il popolo non dimentica mai i suoi amici, come tu non hai mai dimenticato Giuseppe De Masi. Giuseppe è il tasto un po' più triste, perché Giuseppe non c'è più. Ricordiamo che è stata vittima, una delle vittime del rogo della Thyssen del 2007, e ho voluto ricordare Giuseppe in un brano, però non volendo parlare della sua morte, ma parlando di quello che lui era in vita. E nel Domani che non ho, il titolo di questo brano, Il domani che non ho, che è uscito come singolo a dicembre, parlo proprio di questo. Parliamo del tuo ultimo album. Dopo numerosi singoli, finalmente nasce il tuo primo album. Sì, 34 è davvero, quello che posso definire un piccolo traguardo personale, per chi fa questo mestiere, vedere coronato il sogno di vedere su un porto fisico, su un CD, il proprio operato di tanto lavoro, è davvero una cosa straordinaria.
Questo è stato un album che ha richiesto, diciamo, diverse collaborazioni in ambito musicale, tra cui la collaborazione importante di Edoardo De Angelis, primo violino della Edo De Ensemble, che si è occupato della parte orchestrale dei, ad esempio, dei, per fare alcuni nomi, degli ultimi album dei Muse, oppure delle registrazioni di molti altri artisti in Italia, sempre in ambito orchestrale, molti, molti cantanti famosi, ecco. Quando è che potremo trovare l'album in vendita? Allora, l'album è già presente sul sito alessandromiletta.com in preordine e sarà disponibile dal 16 aprile, quindi inizieranno le spedizioni fisiche dal 16 aprile, sarà possibile scaricarlo da quel giorno anche dagli store online e prossimamente verranno rese disponibili alcune location, negozi di musica in Torino che potranno vendere il mio album. Un ragazzo semplice, un cantautore semplice, qual è il tuo sogno? Il mio sogno non è di arrivare chissà dove, forse molti dicono il successo. Quello che io sogno è invece di arrivare al cuore delle persone, che è quello che dovrebbe aspirare, a cui dovrebbe aspirare credo ogni cantautore, toccare il cuore delle persone. Alessandro, come nascono le tue canzoni? Guarda, nel mio caso le canzoni nascono mentre sto facendo altro, mentre mi sto godendo altre attività, all'improvviso. Ad esempio ti racconto tre aneddoti veloci. Lo sguardo del mare è nata di notte, mi sono svegliato alle 3 del mattino e ho preso carta e penna perché dovevo scrivere questa cosa che avevo dentro e in un'ora ho scritto Lo sguardo del mare, come se fosse stata già lì nella mia mente pronta. Oppure, per dirtene un'altra, Stella del Sud, che è un altro brano presente nell'album, è nata mentre ero in studio con il mio produttore Alessandro Arcidiaco e stavamo arrangiando un altro brano. A un certo punto l'ho fermato, gli faccio: Alessandro, scusa, fermati. Lui si è dovuto fermare e mi fa: che c'è? E io gli ho detto: mi devi suonare questa roba. E io gliel'ho riprodotta vocalmente, abbiamo trovato gli accordi ed è nata Stella del Sud all'improvviso, un po' come quando ti scappa la pipì, Fabio, e lì a volte scappano le canzoni. E invece un altro brano così, che è nato così, è La Felicità, che secondo me è uno dei brani che più potranno piacere di questo album. E ho scritto parte di questo brano a Polignano a Mare, dove il concetto di felicità è molto semplice, quando uno va lì capisce di che cosa stiamo parlando. Tua anche la musica? Mia anche la musica, non in tutti i brani, nel brano È così sia, che è quel brano che abbiamo menzionato prima, orchestrale, con una base orchestrale molto importante. La musica è stata interamente composta da Alessandro Arcidiaco, il mio produttore, ed è un brano davvero a livello musicale eccellente. In bocca al lupo, Alessandro. Grazie Fabio, grazie a tutti. Ho giurato che mai più t'avrei cercata nella vita che mi attende, o anche solo avrei sperato. Sei arrivata all'improvviso come un'onda e mi hai travolto sulla riva. Mi hai portato, mi hai salvato. Solo fantasie. Forse è stato proprio il cielo a portarmi fino a te, perché scopro dal tuo nome che anche Dio è con te. Dentro i tuoi occhi vedo il mare, com'è facile affogare e in un attimo morire, senza avere più parole per poterti poi spiegare. Attenderti e sognare, riuscirti ad incontrare.
a trasportare con un'onda il mio cuore fino a te.